Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Udinese Juve PES pronostico. Mi raccomando, stasera ovviamente le prove, le formazioni. È il mio primo PES pronostico dopo che ho superato i 1000 iscritti su YouTube, quindi grazie ancora a tutti. Ne approfitto per ringraziarvi di cuore per aver seguito, deciso di seguire me e insomma, di esservi iscritti al canale, che è una cosa non da poco. Allora, vediamo la partita di giovedì. Giovedì, che sarà una partita un po' particolare secondo me, perché vedremo un po' delle cose, non so come dire, ma vedremo alcune particolarità. La particolarità, la formazione più o meno dovrebbe essere questa: Szczęsny, Bonucci, De Ligt, Alessandro, Cuadrado. Anzi no, Bonucci non credo che giocherà, mettiamo Rugani. Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alessandro, Rabiot, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi, Ronaldo, Dybala, con Bernardeschi che torna dalla squalifica. Dovrebbe essere questa, per cui la maglietta c'è tutto ok, lo stadio ok. Iniziamo. Cioè, iniziamo. Aspettiamo di collegarci, insomma. E niente, dunque, come ho detto prima, vi ringrazio ancora veramente, ragazzi. Io credo che raggiungere 1000 iscritti credo che sia una delle soddisfazioni maggiori per uno youtuber, perché è il primo traguardo, secondo me, veramente importante e grosso. Credo che tutti quelli che iniziano con l'1 e finiscono con lo 0, perché i 100 sono l'avvio, poi c'è i 1000 che è la prima milestone, il primo traguardo che raggiungi, poi ci sono i 10.000 che capisci di esserti anche affermato con un gran numero, e poi vabbè ci sono i 100.000, ma lì veramente pochissimi adepti ci arrivano. È iniziato intanto Udinese Juventus qui alla Dacia Arena. Neutink, tra l'altro, partita che potrebbe consegnare in teoria lo scudetto alla Juve, perché gioca l'Inter con la Fiorentina. In questo momento che sto giocando, che sto praticamente videogiocando, che sto facendo questo pronostico, non so il risultato dell'Inter ovviamente. Ma in caso di vittoria o pareggio dell'Inter, quindi pareggio dell'Inter o vittoria addirittura Fiorentina, sarebbe addirittura ancora meglio. La Juventus vincendo qui sarebbe campionessa d'Italia, ma diciamo che credo che ci siano cose in questo momento. La Juve pensa a vincere a prescindere, e soprattutto pensa anche a far segnare Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Dove c'è un cross di Alessandro, non era male, era un cross un po'. Tra l'altro, adesso che ci penso, io avevo fatto il PES pronostico, avevo fatto doppietta di Ronaldo, poi il gol finale della Lazio, avevo messo aveva venuto fuori gol di Ronaldo, pareggio della Lazio e poi gol di Ramsey a tempo scaduto, quindi comunque il 2-1 finale c'era stato, sbagliato il marcatore, i marcatori, perché anche la Lazio non aveva segnato Immobile. Danilo subito, pallone lunghissimo. Facile per Neutink, partita possiamo dirla noiosa in questo momento. Rabiot, Matuidi, Rabiot, Bernardeschi, Dybala, vede Ronaldo, è una gran palla, Ronaldo, palo clamoroso, poi Dybala la porta è vuota, salvataggio sulla linea, occasione per l'Udinese. Poi Rabiot, De Ligt, Ronaldo fuori gioco. Il fuorigioco del re insegue tutti i record che può inseguire. Uno di quelli più prestigiosi è sicuramente il conseguimento della scarpa d'oro. Sarebbe una vittoria che mai nessun giocatore della Juve è riuscito a vincere. Attenzione Ronaldo. Ronaldo e gol meraviglioso. Che gol, ragazzi. 1-0 e gol del re. Insomma, diciamo che ci metterei una firma se succedesse anche giovedì questo avvio con gol di Ronaldo e 1-0. Tra l'altro, guardate con che semplicità è rientrato e ha calciato a giro piazzando il tiro. Gran gol, veramente. E Juve avanti 1-0 qui alla Dacia Arena. Neutink, Samia, Larsen, Trostekong. Neutink, l'Udinese che si sì, palleggia ma fa una fatica bestiale a venire fuori. Juve invece che quando attacca, attacca bene. Bentancur allarga per Bernardeschi. Bernardeschi arriva, vuole il cross. Il cross arriva per Ronaldo che va vicinissimo al gol, ma come avevo visto subito al volo,
mi sembrava effettivamente al di là della linea, quindi sarebbe comunque stato annullato il gol per fuorigioco. Rinvio di Musso. Wallace. Bella giocata di Wallace. Nestorowski. Larsen, bravissimo, De Ligt. E finisce il primo tempo. Finisce il primo tempo. 1-0 la rete di Cristiano Ronaldo. Inizia il secondo. Rabiot sbaglia tutto, cavallo pazzo. Non so perché Caressa ha cominciato a dire che lo chiamavano cavallo pazzo, adesso è diventato cavallo pazzo. Furia cavallo del West. Scusate, ma ci stava. De Paul. Recupero palla, vediamo se è tutto buono. È tutto buono, ma riesco in tutti i modi a dare la palla all'Udinese. De Paul. Cross in mezzo, Szczęsny. Quadrado, non benissimo questa palla di Quadrado per Matuidi, che comunque riesce a darla per Bernardeschi. Bentancur, largo dentro Dybala, mamma mia, ha sfiorato un golasso Dybala. Facciamo qualche cambio, fuori Bernardeschi, dentro Douglas Costa, che a mio avviso si è giocato molto molto male la possibilità di far vedere grandi cose contro la Lazio. Secondo me è stato proprio uno dei peggiori in campo, come ho detto nei top e flop di Juventus-Lazio. Se non l'avete visto dovete andarlo a vedere per forza, ragazzi. Non scherziamo, non scherziamo. Attenzione, Bentancur. Bentancur, Douglas Costa, Douglas Costa, Douglas Costa, facile per Musso. Musso che perde tempo, incredibile. Cioè, sta perdendo e perde tempo. Larsen. Ronaldo va a pressare, passa il pallone a Troste Kong, pressa ancora Ronaldo, Troste Kong riesce a darla a Larsen. Rabiot, Ronaldo mette il piede, palla per Yayalu. Siamo intanto al 70esimo, il risultato non si sblocca e, come ho detto anche nel primo tempo, partita abbastanza noiosa. La palla in campo sembrava fuori, invece è ancora dentro la giocata di Quadrado, palla per Douglas Costa, la ridà Quadrado, si è liberato bene Quadrado, è una buona idea, palla per Douglas Costa. Douglas Costa in zona tiro, Douglas Costa, la palla per Ronaldo, Ronaldo un passo, Ronaldo due passi, il tiro e c'è il 2-0, ancora il re, evviva il re al 76esimo, anzi 77esimo, Ronaldo 2-0. E anche qui, come dicevo prima, metterei la firma a vedere sempre Ronaldo segnare e la Juve vincere, perché vorrebbe dire che Ronaldo con questo risultato sarebbe, pensate, a soli 2 gol dalla Scarpa d'Oro. Bisogna vedere poi ovviamente Immobile, chiaramente la risposta di Immobile. Magari Immobile ha fatto gol con la Juve, cioè, potrebbe essersi sbloccato, però qua deviazione sicuramente di Nuitting decisiva, ma è gol assolutamente di Ronaldo. Palla per Yayalu. Nuitting, stop, non proprio facile. Siamo ormai quasi veramente a fine partita, Wallace. Bentancur lo travolge, De Paul, Larsen, ci mette il piede Alessandro, Rabiot, Ronaldo, Dybala, Dybala, Ronaldo, sbaglia lo stop, la palla diventa incredibilmente buona per Alessandro, che arriva anche al cross e Douglas Costa sfiora addirittura il terzo gol di testa. Bella giocata qua della Juve, si è liberata direi molto bene qua. Intra Ballarini, che non so chi sia sinceramente, giuro la prima volta che lo sento. Zegelar, Zegelar, vediamo la giocata di Zegelar che riesce a darla a Yayalo. Ancora Zegelar, gran cross di Zegelar, esce Tech, grande uscita di Szczęsny, grande grande qua. Finisce qui 2-0, comoda vittoria della Juve, doppietta di Ronaldo, sarebbe il risultato perfetto anche nella realtà. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento stasera col video delle proprie formazioni e fino alla fine, forza Juventus, ciao a tutti.